Sono usciti i risultati del test d'ingresso in medicina. Se stai guardando questo video, forse non sono andati come ti aspettavi. Infatti, oggi parliamo: è meglio matricolarsi subito o è meglio aspettare? Per rispondere a questa domanda, guarda tutto il video. Prima, io sono Emanuele, sono uno studente di medicina del secondo anno, frequento l'università a Brescia, sono quindi un pendolare, tra cui ti ricordo che settimana prossima esce un video a riguardo su com'è la vita da pendolari. Come dicevo, congratulazioni se siete entrati. Il punteggio minimo quest'anno per entrare a medicina è stato di 37.3. Si è abbassato rispetto all'anno scorso che era 39 e qualcosa, mi sembra, quando l'ho fatto io ho fatto il test nel 2020. In base a che cosa scegliere se immatricolarsi subito o aspettare? Dal mio punto di vista sono 8 le cose a cui dovresti fare attenzione prima di immatricolarti. E me le sono scritte qua su un foglio, che sono: quante persone davanti a te, puoi avvicinarti alla tua facoltà, bandi per entrare agli anni successivi al primi, consulenza di test buster, qualità dell'università, vuoi una maggiore indipendenza, finanze personali più costi della città e per quello che riguarda i servizi della città. Andiamo per ordine, riguardiamo qual è il primo punto, cioè quante persone davanti a te. Se davanti a te per entrare nella tua facoltà hai 100 persone, beh, è brutto da dire, però bisogna essere onesti e non entrerai nella tua facoltà. Se sei tra il 40esimo e la 60esima posizione, cioè nel senso hai almeno 40 persone davanti a te, c'è una discreta possibilità che tu riesca ad entrare in quello che è il tuo obiettivo di facoltà. Se sei intorno alle 30, c'è una buona possibilità che entri per fine novembre. Parliamo del mio caso. Io ho fatto il test d'ingresso, ho fatto 47 punti e qualcosa, non ricordo precisamente. Sono entrato subito a Cagliari, dove mi sembrava ne servissero 41 per entrare, e col primo scrimento poi sono entrato a Brescia, e dove ho deciso di immatricolarmi. Col senno di poi sarei entrato a Verona per fine novembre e avevo davanti a me circa 27 persone. Quindi se sei entro 30 persone davanti a te, sappi che più o meno per metà novembre sei molto probabilmente dentro la tua facoltà. Secondo punto, puoi avvicinarti. Cosa intendo con puoi avvicinarti? Cioè, se magari il tuo primo obiettivo è Milano Bicocca e tu non riesci a entrarti, magari abiti a Milano, c'è qualche facoltà più vicina? Magari sei entrato a Milano Statale, per dire, o magari ti puoi spostare a Brescia, che è quella più vicina a te, invece di doverti spostare e andare a Verona o Padova. Per quanto riguarda il mio caso, come ho detto prima, ero entrato a Cagliari e poi ho scelto di avvicinarmi a Brescia, che è un'ora di strada se usassi la macchina e 45 minuti di treno, quindi tutto sommato non è neanche troppo distante, ma a questo punto lo vediamo venerdì prossimo quando esce il video sui pendolari. Prova a controllare i bandi per iscrizione ad anni successivi ai primi, perché dicono sì, è vero che si può entrare, però devi stare molto attento, perché molte università, spesso quelle più tra virgolette prestigiose e ambite, come può essere la mia facoltà di Verona, di solito più o meno tra le prime 4-5 scelte, non sempre ci sono posti anni successivi al primo. L'anno scorso c'era, ad esempio, c'erano 2 posti, quest'anno non c'era neanche uno per entrare per iscriversi al secondo anno, quindi il secondo anno io sono rimasto ancora a Brescia. Quarto punto, consulenza di test buster. Allora, io non so se ci sia ancora questa possibilità, ma quando ho fatto il test d'ingresso io, test buster metteva a disposizione delle consulenze gratuite da parte dei loro specialisti. Non so specialisti in che cosa, ma loro si definiscono specialisti, e per effettivamente analizzare la tua situazione e dirti ok, c'è possibilità che tu entri, è difficile che tu entri, puoi entrare di qua, puoi entrare in quest'altra facoltà. Io ti do il consiglio di provare a dare un'occhiata su quello che è il sito Test Buster, dove di solito, e seguire l'account Instagram, che di solito lo scrivono anche lì, io lo seguivo e lì c'erano sempre i link per potersi iscrivere e venire analizzati. Io non sono mai stato analizzato alla fine, perché ormai mi ero già iscritto, però può essere d'aiuto per delle persone che si trovano indecise. 5. Qualità dell'università. Quando parlo di qualità dell'università parlo sì di strutture, aule, ma non solo, parlo anche come è collegata, cioè ci devi prendere il metro, tram, bici, tutte queste cose, come raggiungi l'università, com'è la qualità dello studio, com'è il posto di lavoro rispetto ai laureati che si laureano in questa determinata facoltà. Perché è vero che si dice che in Italia mancano i medici, ma la verità è che non mancano i medici laureati in medicina e chirurgia, mancano medici specializzati. Questo significa che c'è tanta gente che si deve specializzare e che non è entrata. Quindi tu prova a controllare
quanta gente effettivamente poi è entrata in specializzazione, quanto invece lavoricchia, perché non è che puoi fare tanti lavori con una semplice laurea in medicina e chirurgia, e quanti effettivamente o sono fuori corso o hanno problemi. Di solito questi dati li trovi sul sito dell'università. Se non trovi questi dati, di solito è perché cercano di ometterli, perché non sono dei buoni dati. Per quanto riguarda i prossimi tre punti, sono tutti collegati tra di loro, che sono volere maggiore indipendenza, finanze personali e costi della città e qualità e servizi della città. Partiamo dal primo punto: vuoi maggiore indipendenza? Allora, se vuoi maggiore indipendenza, il mio consiglio è vai in una facoltà, non dico tanto distante da casa tua, ma nella provincia a fianco. Ok, ti prendi se la tua famiglia ha la possibilità di prendere un appartamento e di darti la possibilità di studiare quindi là, comunque con l'università tramite l'ISEE ci sono un sacco di modi per cui l'università stessa ti può fornire o una borsa di studio o ti fornisce anche l'appartamento, quindi c'è anche la mensa in cui hai i pasti gratuiti, dipende tutto dal livello economico della tua famiglia. Però ti dico, la maggiore indipendenza la vuoi appena ti iscrivi, poi dopo 2 anni diventa un po' una rottura di balle, perché oggettivamente devi prendere il treno, spostarti 2 volte a settimana, non hai i tuoi spazi perché di solito sono spazi condivisi, non hai la stessa comodità che hai a casa tua e spesso puoi trovare dei problemi con i coinquilini. Però tutto questo lo vediamo nel video di settimana prossima. Il sesto punto è direttamente collegato a quello che è il settimo punto, ovvero finanze personali e costi della città. Facciamo un esempio. Verona è una città non troppo costosa, ok? Milano è una città molto più costosa. Allora dipende di nuovo quali sono le tue risorse economiche. Sì, perché è vero che ti dà una borsa di studio l'università, però non è che di colpo diventi Jeff Bezos, capito? E vai al ristorante Michelin a mangiare. Se non è così, cioè ti danno quella borsa lì che ti serve per mangiare, avere un buco di casa e fine. Certo, ce l'hai ed è già qualcosa, però non pensare di vivere solo con quello. Quindi una città molto costosa come Milano, per cui dovresti avere abbonamento metro, devi spostare 2 volte a settimana con il treno. Ti dico, pensaci e fai affidamento, anche perché io pensavo magari mi trovo il lavoretto per il weekend. Però se lavori, se fai il pendolare è uno schifo perché sei distrutto quando torni. Se invece hai l'appartamento, sei distrutto quando devi ritornare in facoltà. Quindi comunque è difficile lavorare e ti porta via tanto tempo medicina come facoltà. Conosco gente che magari fa scienze motorie e può lavorare benissimo e infatti ero tentato anch'io a cercarmi appunto un lavoro, poi però ho visto che erano incompatibili con i ritmi di studio durante la sessione e al tuo datore di lavoro non è che puoi dirgli: sai, febbraio, guarda, ho la sessione, poi ce n'è un'altra autunnale e un'altra estiva, più la mia facoltà mi dà quella invernale a dicembre e a Pasqua, cioè capito? Non ti assume nessuno. Ultimo punto, cioè l'ottavo punto, servizi della città. Cosa intendo con servizi della città? Intendo, è ben collegata la città? Come ti puoi spostare? La qualità dei servizi com'è? Ci sono aree verdi? Cioè per raggiungere un determinato posto devi fare il giro del globo? Ci sono più possibilità di avere uno stesso servizio anche nella tua zona? Per spostarti dovresti usare il bike sharing, tram, metro, autobus? E com'è la qualità di questi servizi? Sono tenuti bene gli autobus? Sono in orario? Prova a informarti su tutte queste informazioni. Quindi, per ricapitolare tutto e darti un'idea più generale, abbiamo detto che devi controllare quante persone hai davanti a te, se c'è possibilità di avvicinarti con eventuali scorrimenti, bandi per entrare in anni successivi al primo, consulenza di testbuster, controllare la qualità dell'università e maggiore indipendenza, costi e finanze personali, qualità della città. Io più o meno ho detto tutto quello che ti dovevo dire in merito a questo argomento. Spero che il video ti sia stato utile. Se è così, metti un mi piace, iscriviti e commenta. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!